un incontro a Città della Scienza voluto dall'UNESCO per definire un programma partecipato in cui il progresso scientifico sia messo a servizio della pace e dello sviluppo. Questo è il principio alla base della Carta di Napoli per la cooperazione e il dialogo interculturale, che è stata sottoscritta in occasione della Giornata Mondiale della Scienza per concepire il sapere scientifico come linguaggio di pace tra i popoli e strumento per abbattere le disuguaglianze che sono la causa principale di violenza. Numerosi soggetti istituzionali, centri di ricerca, associazioni e università chiamati a confrontarsi per condividere i principi della Carta per la cooperazione, per porre questo tema al servizio dello sviluppo sostenibile e per rafforzare le basi di una pace duratura. Tra i primi firmatari del documento, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale per la pace, per lo sviluppo sostenibile. La scienza può aiutare alla solidarietà, alla pace, alla contaminazione tra i popoli. Io sono molto convinto che la scienza ci può aiutare a superare il consumismo universale, una fase di capitalismo ormai senile, per costruire quindi delle alternative anche economiche nel mondo e ridurre le disuguaglianze.